Buongiorno, buongiorno, ben lieti di ricominciare una nuova giornata in compagnia di Super Gel. Buongiorno ovviamente da parte mia e dall'altra parte in regia da parte di Giancarlo Rapagnà. Questa mattina ovviamente consueto canovaccio di prima mattina, nella prima parte, nella prima mezz'ora andremo un po' a leggere e a vedere insieme le notizie più importanti del mondo dei due quotidiani abruzzesi, il Centro e il Messaggero Abruzzo, per vedere un po' da vicino le notizie più importanti del nostro territorio. Nella seconda parte c'è il consueto ospite, questa mattina verrà a trovarci Gianluca Grimi dell'Assoturismo Teramo e Confesercenti. Con Grimi ovviamente analizzeremo un po' quella che è stata la stagione balneare turistica della nostra provincia di Teramo e non solo. Andremo un po' a vedere se le presenze sono state di più o di meno rispetto alla scorsa stagione, ovviamente anche un po' analizzando anche i numeri rispetto anche un po' alle altre province della nostra regione, e poi a tutto tondo vedremo un po' da vicino cosa è andato e cosa non è andato in questa stagione estiva, nei mesi centrali soprattutto giugno, luglio e agosto, ricordando comunque che l'estate ancora non è finita, perché settembre è sempre un mese importante soprattutto per gli operatori balneari della nostra costa teramana. Ma intanto iniziamo con leggere la prima pagina del quotidiano Il Centro. Sanità, 436 assunzioni in 8 mesi, la ASL Teramo avvia un concorso per 90 posti da infermiere. Quindi Il Centro si sofferma in prima pagina, sul titolo, sulla situazione dei posti di lavoro alla ASL di Teramo, con 436 assunzioni in breve tempo. Nella fotonotizia ci sono le nuove regole per salire su autobus e treni, con Marsiglio che firma appunto l'ordinanza per il trasporto pubblico. Vediamo il taglio di spalla, la situazione in regione riguardante appunto la situazione sanitaria. Niente Green Pass a 217.000 Novax. Qui si parla invece di opere pubbliche nella vibrata. Ponte chiuso, la regione toglie l'opera ad Alba Adriatica. Nell'altro taglio appunto di spalla si parla appunto delle prossime elezioni che saranno a sindaco nella città di Teramo, elezioni del 2023. C'è il no secco di Paolo Gatti, che dichiara: indisponibile a candidarmi a sindaco. Scuola, che cosa bisogna fare se uno studente è positivo? C'è una guida utile, mentre vicino si parla dei fondi anticrisi, ecco, nuovi aiuti alle imprese, le domande partite già nella giornata di ieri. Si ritorna a parlare invece della situazione dei prati di Tive e degli impianti. Deciderà il prefetto, impianti fermi, il gestore chiede di sbloccare lo stallo inviando un commissario. Qui invece la notizia di cronaca dopo l'interribile incidente avvenuto a Bucchianico nella notte tra venerdì e sabato scorso. Giovani morti, oggi l'ultimo saluto a Casoli di Chieti e Rapino, e il giorno del dolore, parla il papà dei fratelli. A Teramo le imprese crescono ma soffre l'artigianato, mentre una notizia da Giulianova: elicotteri per fermare la pesca fuori legge. Diamo anche uno sguardo al taglio alto, l'Italia si difende, vaccini, subito la terza dose, il via a settembre con i fragili. Mentre un'altra notizia di cronaca, qui direttamente dalla Francia: addio a Jean-Paul Belmondo, icona del cinema francese, aveva 88 anni. Entriamo ora nel dettaglio del quotidiano Il Centro. Coronavirus, Abruzzo, Green Pass in 217.000 non ne hanno diritto, un abruzzese su 5 ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid, ma per i dipendenti pubblici e altri settori si va verso l'obbligo del certificato. Tra le varie fasce d'età spiccano i quarantenni, sono 44.609 a non essersi sottoposti alla somministrazione. E qui ovviamente si fa un po' il punto, si fanno i numeri appunto su chi resta senza Green Pass. Abbiamo detto 217.000, oltre 217.000 abruzzesi, e poi si fanno le fasce d'età, ovviamente c'è la suddivisione per le fasce d'età su chi ancora è senza Green Pass. Solo 4 casi con pochissimi tamponi, ovviamente i numeri dei dati di ieri. I test per scoprire contagiati sono stati 493, uno dei numeri più bassi di sempre.
Il pass sarà presto esteso a molte altre categorie che elenchiamo nel nostro servizio. Ecco a cosa dovranno rinunciare i Novax anche nella nostra regione. Ecco le regole per salire su autobus urbani e treni, gel per le mani, distanza e termometri elettronici ovunque, con la nuova ordinanza appunto firmata dal governatore abruzzese Marco Marsiglio. Per utenti e personale divieto assoluto a viaggiare su mezzi pubblici se la febbre supera i 37,5 gradi. Il certificato verde resta obbligatorio solo su lunghi tragitti tra regioni diverse. La capienza rimane però all'80%. E queste sono un po' le regole da vedere per quanto riguarda la nuova ordinanza firmata per il Green Pass. Coronavirus, Abruzzo, imprese, nuovi aiuti da ieri, le domande via finanziamenti a costo zero da 5.000 fino a 15.000 euro. E qui ci sono, ecco, le linee guida per i nuovi fondi per le imprese. Per esempio Abruzzo Sviluppo ha pubblicato l'avviso liquidità per le imprese. E in Abruzzo nasce la fiera online del lavoro, 5 giorni di eventi per facilitare l'incontro tra domanda e offerta organizzati dalla regione. E appunto e la conferma arriva direttamente dall'assessore Pietro Quaresimale. L'iniziativa presentata con largo anticipo per dare più tempo agli interessati, assessorato e 3 atenei coordinati dall'Unite insieme al consorzio Alma Laurea. Scuola, che cosa fare se l'alunno è positivo? Questo è ancora una guida utile per vedere da vicino cosa fare in caso di positività, se un alunno ovviamente riscontra appunto una positività al Covid-19. La quarantena scende a 7 giorni per prof e compagni vaccinati. Se ci sono sintomi, lo studente dovrà essere invitato a tornare a casa attivando subito i tracciamenti dei contatti. Il rientro in classe di chi è risultato positivo deve essere preceduto da un certificato di guarigione. Consorzio, ora basta commissari. Enti di bonifica, Pepe chiede di approvare la sua legge di riforma. Diamo anche uno sguardo a quello che sta succedendo nel nostro panorama nazionale, ovviamente per quanto riguarda sempre la situazione Covid-19. L'Italia si difende, subito la terza dose del vaccino in corsia, 1000 medici Novax, le somministrazioni già da settembre per le categorie più fragili come gli oncologi o i trapiantati. Si va verso l'estensione del Green Pass ad alcune categorie di lavoratori come i dipendenti statali. In Sardegna e Calabria, troppi ricoverati in ospedale, le due regioni rischiano appunto la zona gialla. E ora entriamo un po' nel dettaglio nella nostra provincia di Teramo. Ovviamente ci sono le consuete pagine del lavoro come ogni martedì. Ed eccoci qui nella provincia di Teramo, si parla ovviamente di sanità e di assunzioni alla ASL di Teramo. Lotta alla carenza di personale, 436 assunzioni in 8 mesi, al via concorso per 90 infermieri. Già chiuse le procedure per 177 dipendenti a tempo indeterminato e 259 a tempo determinato, mentre altre sono in corso. Il manager della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, che dichiara: siamo la principale fonte di occupazione della provincia. Ancora polemica invece per quanto riguarda il nuovo ospedale, c'è un attacco appunto di Anna Ciammarigoni, la consigliera di opposizione del Comune di Teramo del Movimento 5 Stelle, che sollecita le nomine per il referendum. Andiamo avanti, oggi l'ultimo saluto al motociclista 42enne, riconsegnata alla famiglia la salma di Biagio Monaldi, morto nell'incidente di domenica sera a Poggiocono. È l'undicesima vittima della strada nel Teramano dall'inizio dell'anno, ma la prima dell'estate. Paratiritivo, il gestore chiede aiuto al prefetto, l'aggiudicatario degli impianti Finori si unisce al sindaco di Pietracamela nella richiesta di commissariare gli usi civici. Il caso del marino a Lipsia, si tenta di riaprire un'ala, sopralluogo della provincia, ma deciderà la protezione civile. C'è una simpatica fotonotizia qui da Crognaleto, in tanti alla Mangialonga dei Borghi, e si è svolta domenica la quarta edizione della Mangialonga dei Borghi, l'escursione gastronomica nel versante teramano dei Monti della Laga nel Parco Nazionale.
Andiamo avanti, si parla qui di politica, delle prossime elezioni che ci saranno tra 2 anni. Nella città di Teramo, Paolo Gatti, l'ex assessore regionale comunale, che dichiara: non mi candido a sindaco ma lavorerò per far rinascere la città. Gatti che è pronto a impegnarsi nelle comunali 2023 ma non in modo diretto. Tanti me lo chiedono, io rispondo no grazie. Controlli della provincia sui ponti, indagini geologiche e geotecniche, verifiche in corso a Isola e si attendono i risultati di tossicia. Economia, l'uscita dalla crisi. La crescita delle imprese è sotto la media regionale. Nel secondo trimestre 2021 il saldo attivo tra iscrizioni e chiusure è dello 0,66% contro lo 0,73% abruzzese. L'artigianato soffre, c'è un piccolo segno negativo. A Campli, arrestato operaio spacciatore tradito dal tenore di vita alto, i carabinieri li trovano nell'auto 250 grammi di hashish dove averne seguito gli spostamenti. Mentre a Villaricci c'è stato uno schianto frontale tra auto e ci sono stati appunto 3 feriti. Mentre una notizia di cronaca da Sant'Egidio: alla Vibrata è morto l'ex albergatore e ristoratore Italo Sanità, ex titolare dello storico albergo Il Progresso, appunto situato nel centro storico di Sant'Egidio alla Vibrata. Rimaniamo appunto nella zona vibratiana. Ponte di Via Scolana, la regione toglie l'opera al comune di Alba Adriatica. Sarà il Genio Civile il titolare della ricostruzione della struttura inagibile. L'assessore al comune di Alba Adriatica, assessore ai lavori pubblici Nicolino Colonnelli, che dichiara: aspettavamo la conferma dei fondi persi 5 mesi. E appunto, come potete vedere qui, il ponte di Via Scolana tra Alba e Corropoli è chiuso appunto da ottobre, transennato. A Colonnella ci saranno le elezioni tra meno di un mese. Il sindaco appunto Leandro Pollastrelli che dichiara: sono stati 10 anni difficili, il bilancio del sindaco uscente dopo 2 mandati, dalle restrizioni del governo Monti alla pandemia. Poliservice, si va verso l'accordo sul nuovo CDA, sempre per quanto riguarda la Val Vibrata. Mentre a Martinsicuro, tutto esaurito nell'evento che unisce Abruzzo e Marche, la rassegna Cultura e Tradizione tra le sponde del Tronto. Ci spostiamo a Giulianova, la Guardia Costiera, gli elicotteri contro la pesca in zona vietata. Il comandante Daniela Sutera traccia il bilancio dopo 1 anno alla guida della Capitaneria di Porto. Per la prima volta vigilanza dall'alto e poi controlli sulla filiera degli alimenti e sui reati ambientali. Sempre a Giulianova, qui si parla ovviamente di opere, lungomare Zara e soprattutto la ciclabile, la viabilità cambia entro fine mese, appunto è quanto dichiara l'assessore Giampiero Di Candido. Balneatori, niente tagli alle tasse. Il SIB, il sindacato italiano dei balneari, che denuncia mai applicate le agevolazioni varate dalla regione a fine 2020. Sempre per quanto riguarda i lavori pubblici, sono stati affidati i progetti su Via Montello e Scuola Annunziata. Mentre per quanto riguarda la Miss Blumare Abruzzo, è Giorgia ed è una teramana di 17 anni, la finale regionale è stata fatta in Piazza del Mare. A Roseto, affidati il bocciodromo e 5 campi polivalenti, le società vincitrici dei bandi pagheranno un canone annuo da 600 a 6.000 euro, avranno in gestione gli impianti per 10 anni con proroga in caso di investimenti. E qui c'è un articolo che parla delle prossime appunto elezioni verso il voto. Rosaria Ciancaione, che è uno dei 5 candidati sindaci a Roseto, nelle mie liste c'è il 48,5% di donne. Il partito dei disoccupati, appoggeremo William Di Marco, qui ovviamente si parla dell'altra coalizione, la coalizione di centrodestra che ovviamente è comandata da William Di Marco. Letteratura, decisi vincitori del premio Città di Colonia Spiaggia, Parco Savini, Vandali in azione, rotti alcuni giochi per i bambini.
Siamo a Silvi, i genitori di San Silvestro contro la chiusura della scuola, appeso uno striscione di protesta. Il sindaco Scordella che dichiara la sicurezza viene prima di tutto il resto, meglio fare qualche chilometro in più che rischiare una tragedia. Quell'edificio verrà recuperato e questo è appunto lo striscione di protesta appeso davanti alla scuola di San Silvestro a Silvi. Ad Atri il comune riprova a vendere l'ex mercato coperto, la terza asta al via. Qui si parla di eventi per quanto riguarda la città di Pineto, Ranieri che chiude il cartellone estivo 2021, tanti eventi nell'arena allestita al Parco della Pace, il comune che dichiara bella ripartenza dopo il Covid. E sempre a Silvi, il 13 chiude il sottopasso di via Romani, ovviamente per lavori di ristrutturazione, lavori che andranno avanti per circa un mese. Diamo anche uno sguardo alle notizie più importanti per quanto riguarda le altre province della nostra regione. A Pescara, auto di lusso, un altro rogo doloso, dopo Montesilvano, anche Pescara, fiamme in zona ospedale. A Montesilvano, verso il rientro in classe, mancano le aule, sedi provvisorie e container per i bimbi di tre scuole, appunto sono i piani del comune. All'Aquila, progetto casa, le 4.000 bollette da pagare in un'unica soluzione. Mentre a Chieti ovviamente non si può non parlare della tragedia che si è consumata nella notte tra venerdì e sabato scorso, la strage di Bucchiani col papà dei fratelli, dolore infinito. Oggi ovviamente ci saranno i funerali a Casoli di Chieti e a Rapino. L'appello del genitore, il tempo di piangere chi non c'è più, rispetto per la nostra immane tragedia, l'ultimo saluto oggi al Palasport e allo stadio per i 4 giovani morti nello schianto di venerdì notte. E Fabio Migliore, l'unico sopravvissuto, Fabio Iacobini, appunto, Crecchio spera migliorano le condizioni del trentenne e Iacobini, l'unico sopravvissuto alla strage. Diamo anche uno sguardo alla pagina della cultura e spettacoli, l'avevamo letto in prima pagina, addio a Jean-Paul Belmondo, una vita vissuta fino all'ultimo respiro, aveva 88 anni, la più luminosa stella della Nouvelle Vague, il padre era di origine italiana, ovviamente tutti si ricorderanno per la sua interpretazione nel film La Ciociara al fianco di Sofia Loren. Festival d'Annunziano, doppio appuntamento con musica e teatro, la quinta giornata all'Aurum alle 21, il concerto dedicato ad Astor Piazzolla. Mentre per quanto riguarda Miss Mondo, elette a Giulianova le 6 finaliste, le vincitrici andranno alla selezione nazionale che si terrà a Gallipoli dal 10 al 26 settembre. Diamo anche uno sguardo alla pagina sportiva. Per quanto riguarda il calcio, domani ovviamente ci saranno le qualificazioni mondiali, l'Italia tornerà in campo dopo il pareggio contro la Svizzera e giocherà a Reggio Emilia contro la Lituania. Serie C, Sebastiani si gode il Pescara, i biancazzurri al comando da soli, a tratti siamo dominanti, il presidente frena su Balzano, per ora non arriva il primo posto e presto il futuro di Memusciai non è mai stato in discussione, colpito dalla personalità di Pompetti. Mentre per quanto riguarda il Teramo, le ambizioni dei biancorossi, il Teramo non ha identità, ma ora Guidi cerca i gol, il Diavolo ha mostrato una sua idea di gioco, anche se ancora non ha segnato. L'allenatore attende che Bernardotto si sblocchi, Piacentini che dichiara un passo alla volta. Mentre per quanto riguarda il posticipo che si è giocato ieri sera tra Modena e Reggiana, posticipo concluso sull'1-1, quindi in parità. Serie D, oggi conosceremo il girone di Serie D, gli abruzzesi dovrebbero finire nel girone F, Nereto, ecco Ouedra Ogo, il nuovo acquisto appunto, il francese del Nereto Calcio. Per quanto riguarda gli altri colpi di mercato dell'eccellenza, la Selva Langolana, Rosati e Paolucci a Capistrello. E questo per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, abbiamo letto un po' le notizie più importanti del quotidiano abruzzese, ora andiamo a vedere quelle per quanto riguarda il Messaggero Abruzzo, ovviamente partendo dalla prima pagina.
A Pescara, le notti dei piromani, un secondo rogo domenica notte dopo l'incendio di 9 autovetture sotto sequestro, colpito una Mercedes del suocero del principale indagato per un traffico internazionale. Il giorno del dolore per le cerimonie parallele, Fiorenza e Mannucci e le lacrime dell'Aquila. Altra notizia invece legata alla cronaca, lutto cittadino a Casoli, Altino e Rapino. Oggi l'estremo saluto alle 4 vittime, le stragi dei giovani sul fondovalle Alento. Scuole bus con le regole per capienze Green Pass, limite dell'80% sui mezzi pubblici, il certificato sarà obbligatorio sulle tratte più lunghe. Avanti c'è posto, medici e infermieri, maxi infornata alla ASL di Teramo. Qui ovviamente si parla delle nuove assunzioni per quanto riguarda la ASL di Teramo. Diamo anche uno sguardo al taglio alto, lo chef stellato Romito ritorna a Pescara con un nuovo locale che si chiamerà Alt. A Roccaraso invece da domani via i mondiali di hockey, in arrivo 1000 atleti, mentre il Pescara già primo in solitaria, Delfino già primo in solitaria, la qualità chiave del successo. Entriamo ora nel dettaglio per quanto riguarda il Messaggero. Abruzzo, la lotta al Covid, trasporti, capienza fissata all'80% dei posti, l'ordinanza di Marsiglio recepisce le indicazioni di carattere nazionale, sciolto uno dei nodi principali in vista dell'imminente ripartenza delle scuole. Il Green Pass sarà obbligatorio per viaggiare solo sulle tratte che coinvolgono più di una regione. Effetto lunedì sulla epidemia, solo 4 casi, un nuovo decesso, sotto controllo il flusso dei ricoveri, smaltito l'effetto Ferragosto, dice il primario pescarese Giustino Parruti. Sulle spiagge il virus è già un ricordo, i balneatori chiudono un'estate d'oro, Pienone affari d'oro, anche grazie alle vacanze in casa degli abruzzesi, ora la battaglia sarà sulle concessioni. Andiamo avanti con il Messaggero Abruzzo. Diamo uno sguardo ovviamente da vicino alla tragedia che si è consumata venerdì notte, giovani vite spezzate, oggi l'ultimo saluto al Palasport di Casoli, i funerali dei fratelli Fiore e di Menna, nel pomeriggio lo stadio di Rapino le segue per Di Fazio, dall'ispezione cadaverica intanto sono arrivate conferme fatali le lesioni provocate dal tremendo scontro tra le due auto. In provincia di Teramo, ospedale 177 assunzioni, di Giosia stiamo facendo altri concorsi, medici, infermieri e personale amministrativo, la ASL rinforza l'organico dopo anni di mancato turnover e pensionamenti. Oggi l'addio a Biagio Monaldi, 42 anni, gli amici che dichiarano, era innamorato delle figlie, ovviamente la notizia legata a la tragedia che si è consumata la scorsa due sere fa nella frazione di Poggiocono, dove è scomparso appunto Biagio Monaldi, 42 anni del posto. Meritocrazia è un successo, il congresso a Silvi Marina, sisma e superbonus è l'anno dei lavori delle scuole. Spiaggia aperta anche a settembre, qui ci spostiamo a Giulianova, operatori balneari e commercianti soddisfatti, abbiamo lavorato tantissimo, siamo stanchi ma felici del risultato. Questo mese sono arrivati gli stranieri, tedeschi, inglesi e austriaci, hotel aperti per ospitarli, norme Covid che sono state rispettate. Gli assessori Di Candido e Giorgini, un po' anche merito delle iniziative che hanno reso la città più bella. Rimaniamo sempre a Giulianova, qui si torna a parlare del condominio solidale, il comune deve pagare 49.000 euro, decreto ingiuntivo. Il direttore della Giulianova Patrimonio Paolo Gatti potrebbe lasciare l'incarico. Menina scompare dopo la morte della padrona, appello sui social, qui una storia che arriva da Sant'Egidio alla Vibrata dove muore la padrona e la sua gattina. Menina scompare di casa. Mentre a Campli, auto nuova e smartphone, arrestato operaio pusher. Diamo anche qualche notizia legata al mondo sportivo. Qui si parla di calcio, Serie C, Pescara, la qualità chiave del successo. L'11 di Auteri vince con la forza dei singoli, poi corsa e determinazione. Domenica prossima con la Vispesaro senza zita e si parte con il modulo 4-3-3, appunto, se lo chiede appunto il titolo del Messaggero Abruzzo.
Mattia si esalta la fame del delfino, spirito giusto. Mondiali di Roccaraso, da domani lo start, presentata la manifestazione a Pescara, in 1000 in Abruzzo, soddisfatti Aracu e la regione per quanto riguarda i mondiali di hockey. Teramo manca il gol, ma la squadra cresce, un punto in due gare, ma con Trentelle e Siena il diavolo ha fatto molto bene. Piacentini che dichiara aumentata l'autostima, i risultati arriveranno, sarei andato via solo in Serie B. Vastese, fumata bianca per il mediano esperto, in giornata l'acquisto intanto da Derrio, ha provato Scafetta. Sempre in Serie D, per quanto riguarda invece il Notaresco Calcio, Notaresco ambizioso, proveremo a ripeterci. Oggi raggruppamenti per quanto riguarda appunto la Serie D, oggi saranno, si sveleranno appunto i gironi, ma c'è l'incognita San Benedettese, pente dinanzi al TAR, il ricorso del club che vuole rientrare. E con quest'ultima notizia legata al mondo del calcio, al mondo del pallone, con la Serie D e con ovviamente la notizia sulla, sui raggruppamenti, sui gironi che verranno svelati quest'oggi, abbiamo concluso questa prima parte di prima mattina, ora una piccola pausa. Ci vediamo tra poco con l'ospite, verrà a trovarci Gianluca Grimi di Assoturismo Teramo. Buon martedì a tutti voi. Settembre continua a caratterizzarsi per un clima moderatamente anticiclonico. Infatti, in particolar modo al sud Italia, persiste dell'instabilità legata a una debole goccia fredda in quota, ma in generale anche sul resto del paese la debolezza dell'area anticiclonica favorisce la formazione di temporali di calore pomeridiane sui rilievi. In Abruzzo, nello specifico, per oggi tempo soleggiato, soprattutto al mattino, e nuvolosità in aumento sui rilievi al pomeriggio, con qualche isolato piovasco sui monti. La ventilazione sarà molto debole sulle aree interne a regime di brezza altrove, il mare quasi calmo. Le temperature stazionarie, con le massime comprese tra 22 e 26 gradi e le minime della prossima notte tra 10 e 19 gradi. Per la meteo è tutto, buon proseguimento di giornata. Eccoci qua, non siamo andati via, ovviamente la trasmissione parallela è già partita. Presento l'ospite, do il buongiorno e il ben ritrovato soprattutto a Gianluca Grimi dell'Assoturismo Teramo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con Gianluca ovviamente già eravamo in preda a fare calcoli numerici, una piccola analisi, statistiche, analisi, anche perché è periodo, possiamo iniziare, sì, a farlo. Questo è. Se non li facciamo ora le analisi ovviamente si scherza, però con Grimi ovviamente come ogni fine estate facciamo un po' il bilancio di quello che è stata la situazione, l'estate nella nostra provincia di Teramo e non solo, anche un po' in generale nella nostra regione abruzzese. Ne parlavamo prima, questa mattina nell'articolo del Messaggero Abruzzo c'è un bel articolo che riguarda appunto dove si fanno un po' i numeri di questa estate che è stata nella regione abruzzese. Sulle spiagge il virus è già un ricordo, i balneatori chiudono un'estate d'oro, Pienone affari d'oro anche grazie alle vacanze in casa degli abruzzesi. Ovviamente poi si parla ovviamente della battaglia sulle concessioni, però il bilancio che si fa è più che positivo, ecco, in sì, tutto tondo. Sì, sì. Il bilancio del turismo in generale per quanto riguarda il periodo estivo quest'anno è particolarmente positivo, questo è inutile negarlo, anzi meno male che sia stato così. Quando si parla di turismo però poi bisogna dividere tra quelle che sono le presenze, cioè quante persone sono venute da Milano piuttosto che non dalla Svizzera, piuttosto che non dal Piemonte in Abruzzo, e quello che è il discorso balneazione, il discorso ristorazione. I balneari e la ristorazione hanno risentito anche in modo particolarmente positivo del turismo locale, cioè delle persone che escono e vanno al ristorante e delle persone che vanno al mare. Le due cose sommate hanno portato per la balneazione una stagione veramente, probabilmente una delle più belle stagioni in assoluto che si sia vissuto. Questo sia per la ristorazione sia per la balneazione in modo particolare. Prima di
fare salti di gioia, però non dimentichiamoci che in modo particolare per la ristorazione, che si viene da un inverno dove non si è fatto nulla, si è perso il ponte del 1° maggio, si è perso il ponte del 25 aprile, non c'è stata la Pasqua, per cui è già una partenza ad handicap. Ciò detto, obiettivamente, per quanto riguarda l'estate, cioè il giugno, luglio, agosto, possiamo dire che stiamo veramente vivendo una stagione particolarmente positiva. I dati sono che avrà, sì, che avrà una coda positiva anche a settembre. Quindi, per fare un po' un'analisi totale, si dovrebbero aspettare anche i numeri dei tasse di soggiorno, alberghi, però ovviamente. Le presenze, i numeri delle presenze non li avevamo prima dell'autunno, cioè, non, esattamente. Per, a livello statistico, poi saranno certificati dall'Istat. Possiamo però già dire adesso, come associazione di categoria, che anche a livello di presenza l'estate è andata particolarmente bene, giugno più o meno sulle attese, luglio positivo, agosto un vero e proprio boom, dove se avessimo anche avuto più capienza avremmo riempito, cioè ad agosto veramente abbiamo riempito tutta la costa teramana, non c'era possibilità di un alloggio, né di una presenza, né di uno stallo in campeggio, cioè proprio si è fatto veramente l'esaurito. Settembre sta continuando benino, compatibilmente con i numeri che può fare settembre, per cui l'estate archiviata è stata sicuramente la più bella degli ultimi anni. Si è rimasto però con un turismo un po' di prossimità, possiamo confermare. Sì, qui entriamo nell'analisi attuale e di prospettiva. È ovvio che sostanzialmente stranieri non se ne sono visti per ovvi motivi, però la costa teramana ha dato una grande capacità di attrattività soprattutto dalla zona di Roma, ma anche tantissimo dall'entroterra abruzzese, dall'Umbria, dalla Toscana abbiamo avuto tanti turisti, anche se il nostro bacino di riferimento più importante rimane ed è il nord Italia, che è il punto su cui dobbiamo lavorare. I clienti del nord Italia ne abbiamo avuto veramente tantissimi, si parla di Piemonte, Lombardia, Veneto, sono il nostro target di riferimento e quest'anno è stato pienamente centrato. Ovviamente Costa Teramana, come appena Costa Teramana, qui stiamo parlando di Costa Teramana. Costa Teramana, come ha appena annunciato Gianluca Grimi, che si è dimostrato ancora un fiore all'occhiello importante per il turismo regionale. Allora, il turismo abruzzese sta andando in questo momento tutto particolarmente bene, anche l'entroterra, anche se non con numeri come l'anno scorso fu vero e proprio boom delle aree interne, quest'anno le aree interne hanno lavorato bene. Non come l'anno scorso. L'anno scorso fu un anno proprio particolare, però devo dire che anche le aree interne hanno lavorato bene. Il vero centro del turismo teramano, del turismo abruzzese per quanto riguarda l'estate, è la costa teramana e la costa dei Trabocchi. La costa dei Trabocchi non con numeri come la costa teramana, però sta, diciamo, crescendo molto bene, stanno posizionando un bel brand, un bel marchio, stanno andando abbastanza bene. Un turismo di nicchia, possiamo dire. Sì, più la costa è diversa, per cui certo. Però stanno crescendo abbastanza bene. L'ossatura, la portante del turismo abruzzese è ancora una volta il turismo teramano, e il turismo teramano ha fatto appieno quello che doveva fare, andando anche oltre le proprie possibilità e recuperando posizioni anche sulla costa ascolana, devo dire. Che San Benedetto è stato più in sofferenza rispetto alla nostra costa, che non mi fa piacere per San Benedetto, ma devo dire che una volta tanto spezziamo una lancia a favore del nostro turismo così tanto recuperato, dobbiamo migliorarlo, dobbiamo fare tutto quello che vogliamo, migliorare su tutto, però allo stato attuale il turismo abruzzese e quello teramano in particolare ha mostrato i muscoli e ha ottenuto grandi risultati. Allora, grandi linee, ovviamente abbiamo detto che i numeri ancora non ce l'abbiamo in totale, però grandi linee, parlando anche io personalmente con alcuni primi cittadini, alcuni sindaci delle città ovviamente sulla costa, sono rimasti anche piacevolmente contenti, soddisfatti di quest'estate. Mi viene a pensare Roseto degli Abruzzi, Giulianova, la stessa Tortoreto, che hanno lavorato molto, Pineto, Silvi, hanno lavorato tanto tanto quest'estate. Sì, tutte le coste, da Martinsicuro a Silvi la costa teramana è stata piena, ogni cittadina con le sue specificità, Martinsicuro magari più con i villaggi, i campeggi che non gli alberghi,
Alba Adriatica e Tortoreto stanno andando molto, molto bene, soprattutto per un discorso di alberghi, stanno sviluppando un buon brand. Giulianova e Roseto hanno fatto alla grande, che sono i due paesi più grossi turisticamente, hanno fatto alla grande il loro lavoro. Pineto ha il suo turismo di nicchia che comunque sta andando bene, e la stessa Silvia ha comunque fatto una buona performance. Guarda, non mi sbilancio con i numeri normalmente, però sicuro siamo in quest'estate la Costa Teramana sfonderà il muro dei 3.500.000 presenze, che non sono 3.500.000 turisti, perché se le presenze, diciamo, se sono il numero di, però un numero importante, sono numeri che ci avvicinano ai giganti del turismo. Diciamo che la Costa Teramana è allo stato attuale sicuramente il secondo comprensorio turistico adriatico su base provinciale, dopo Rimini viene la Costa Teramana, dopo l'Emilia Romagna. Se prendiamo su base provinciale parte della provincia di Rimini, viene la Costa Teramana. Direi che non è poco, insomma. Quindi è attualmente potrebbe essere anche avanti alla parte del Gargano, alla parte del Salento, dove comunque in questi ultimi anni i turisti ci sono. Stiamo parlando su base provinciale. Cioè, se prendiamo la provincia di Teramo, su base provinciale, in questo caso sì. Poi dopo nel Salento, nel complesso del Salento, tra le varie province che ci sono stati più turisti, loro arriveranno qualcosa come la Puglia, come 9 milioni di presenze. Certo. Tutta la Puglia, però la Puglia sono 200, no di più, quasi 300 chilometri di coste. Penso di sì. Noi per quello che è il nostro territorio, le nostre sette sorelle, cioè da Martinsicuro a Silvi, hanno veramente fatto un grande lavoro e che ci pone davvero a un livello con cui possiamo discutere, insomma, sostanzialmente. Ovviamente però dobbiamo spezzare anche una lancia in favore delle condizioni meteorologiche che quest'estate sono state un po' favorevoli. Le condizioni meteorologiche sono state favorevoli sicuramente, come è stato favorevole il clima di voglia di vacanza da parte delle persone. È ovvio che nell'anno dopo i duri lockdown la voglia di vacanze, la voglia di mare, la voglia di libertà delle persone è stata tanta, assolutamente. Spero che siano condizioni che non si ripeteranno più, per fare un lavoro più normale, più programmato. Però dobbiamo anche dare atto che il Teramano, l'Abruzzo in particolare, il Teramano ha questa capacità attrattiva e in futuro potrà dire di più ancora la sua sul turismo italiano, perché l'Abruzzo in generale ha quell'immagine di sostenibilità, ha quell'immagine di fruibilità del territorio, ha quell'immagine di salubrità del mare, di salubrità del nostro territorio, che dobbiamo essere capaci di mettere maggiormente a reddito. Poi dopo qui entriamo sul discorso delle infrastrutture che ci vogliono e tutto, però godiamoci queste strade. Ci vorrebbero 3-4 puntate per parlare solo di infrastrutture. Sì. Guarda, possiamo lanciare un argomento. Abbiamo parlato tante volte e tanto spesso di promozione del nostro territorio, che va fatta la promozione, va fatta assolutamente di brand Abruzzo, di brand della Costa Teramana, va bene, dobbiamo ragionare su questo, ma quello su cui dobbiamo veramente lavorare è l'infrastrutturazione, cioè la A14 in queste condizioni non si può più tenere, perché non si può viaggiare 11 ore da Milano per arrivare a Roseto, è impossibile, vuol dire che poi dopo scontenti le persone. Il corridoio ferroviario adriatico va potenziato, l'infrastruttura stradale interna va potenziata e qui finisco anche, cioè proprio, diciamo, meno chiacchiere, più fatti, il territorio deve essere infrastrutturato. Erano appunto nate, mi ricollego al discorso appunto di Grimi, erano nate appunto alcune polemiche riguardante la situazione sulla A24 e sulla A14. Ringrazio Giancarlo Rapagnà, primo click della mattinata, è arrivato il primo messaggio dal telespettatore Carlo, che già leggo: mi fa immensamente piacere questi risultati, ma controlli e le norme sul Covid quasi completamente assenti, purtroppo. Speriamo bene, ce lo scrive Carlo, che ringrazio. Ovviamente giro il messaggio a Gianluca Grimi, che ricordo, oltre ad essere comunque far parte di Assoturismo, è anche un operatore balneare. Si è vissuto quasi completamente all'esterno, cioè l'estate dà la possibilità di lavorare all'esterno, anche nei villaggi, nei campeggi, negli alberghi stessi, cioè tutta la vita si è spostata all'esterno, si è mangiato sostanzialmente sempre all'esterno.
per cui all'interno delle strutture grossi e particolari problemi non ne ho visti. Ovvio, qualche manifestazione, qualche assembramento di troppo c'è sicuramente stato, soprattutto da parte della clientela giovanile, cosiddetta movida, qui lo sappiamo, è anche un tema su cui discutere. Un po' da tutte le parti è stato. Sì, e non. A livello di ordine pubblico gli operatori hanno fatto il possibile e l'impossibile, però la voglia di vivere delle persone è stata sicuramente, e non poteva essere diversamente, cioè è stata grande. Ne parlavamo, ne abbiamo parlato tante volte, c'è stato questo semi-lockdown ovviamente fine maggio, le prime settimane di giugno, dove ovviamente sì, la sera era ancora impossibile. Noi stiamo parlando di una grande estate e va bene. Non dimentichiamoci che per la vita normale e per numeri normali, anche turisticamente parlando, dovremo tornare in condizioni veramente normali, cioè in condizioni in cui ci dovrà essere la Pasqua, si potrà andare alla tradizione delle virtù, si potrà fare il ponte del 25 aprile, il ponte del 2 giugno, tutte cose che non ci sono state hanno inciso sui numeri, per cui anche l'estate 2021 non raggiungerà mai i numeri del 2019 perché mancano questi mesi. E ricordiamoci che veramente le persone, qui stiamo parlando di anni vissuti in didattica a distanza, settimana prossima iniziano le scuole, lì sarà il vero banco di prova, il vero banco di prova della situazione Covid, perché come abbiamo visto l'estate, per quanto non perfetta dal punto di vista delle normative Covid, è stata comunque vissuta abbastanza in modo coerente. E i veri vulnus andiamo ad affrontarli adesso, quando si riaprono tutti gli uffici, quando si riaprirà le scuole, i milioni di studenti, e vediamo come saremo in grado. Il 13 settembre ci sarà il ritorno, suonerà la prima campanella. Ecco. Al 13 settembre suonerà la prima campanella, prossima. Lì si misurerà effettivamente come potrà essere il nostro inverno. Se il nostro inverno sarà con numeri positivi, coerenti, normali, potremo appropinquarci ad un'annata di grande crescita. Se dovremo affrontare un inverno con le problematiche degli scorsi anni, e io mi auguro assolutamente di no, perché la campagna vaccinale sta dando buoni risultati e ritengo che anche gli indecisi, adesso voglio sperare che tra poco ripartirà anche la terza dose, quindi come dichiarato che portiamo dai piani alti del governo della vaccinazione, probabilmente avremo di fronte un 2022 positivo, magari anche con turismo straniero, con maggiori risultati dal punto di vista economico e una raggiunta normalità che ci darà la possibilità di pianificare le azioni da fare. Torniamo a parlare un po' di infrastrutture e viabilità, mi ricollego appunto a quello che ha detto Gianluca Grimi poco fa, erano nate delle polemiche appunto da parte di alcuni turisti che si erano spostati appunto su, ovviamente sulla nostra costa teramana, riguardante il grande traffico e i grandi problemi di viabilità sulla A14, sulla A24 in quest'estate. Ci sono stati dei weekend importanti, incandescenti, delle enormi, questo è stato un problema veramente serissimo, Cominciamo col dire che non si capisce bene per quale motivo ASPI, cioè la società autostrade, ha cominciato dei lavori autostradali a maggio, e qui qualcuno mi dovrà spiegare perché dopo un anno e mezzo di lockdown si devono aprire i cantieri a maggio, cioè in procinto di aprire la stagione turistica. Questi cantieri hanno creato gravi problemi. Anche quando poi sono stati chiusi, ma sono chiusi come lavori, ma erano presenti sull'autostrada, si sono create delle strozzature che con il grande traffico che c'è stato quest'anno, perché quando parliamo di turismo di prossimità e turismo nazionale, è ovvio che lo spostamento avviene in macchina o avviene in treno. Per cui abbiamo avuto sostanzialmente tutti i weekend dal primo di luglio in poi, con tempi di percorrenza a Ferragosto anche il weekend dopo Ferragosto, con tempi di percorrenza della A14 per arrivare da Milano a Giulianova o Roseto di 10 ore, in alcuni casi 11 ore, è una cosa che non è possibile. Quell'autostrada va immediatamente rimessa in funzione, così come deve essere, i cantieri devono essere ultimati, ma soprattutto ci si deve rendere conto che non è più sufficiente, cioè vuoi la terza corsia, vuoi altri lavori, vuoi dei bypass, vuoi delle tangenziali, quell'autostrada deve essere potenziata.
Perché quando si parla di turismo, ripeto, si parla di promozione, ma l'infrastrutturazione è in assoluto la cosa più importante. Il corridoio ferroviario adriatico deve essere potenziato, perché ci devono essere anche sull'Adriatico i Frecciarossa, i treni veloci, che tra parentesi stavamo rischiando di perdere a Giulianova. Frecciargente è stato intanto rimesso a Giulianova, possiamo dire. Ma soprattutto l'autostrada deve essere potenziata, perché il nostro tipo di turismo, che è un turismo sostanzialmente familiare e tale rimarrà, perché la nostra regione ha queste caratteristiche, per il turismo familiare prevede che ci si sposti con la famiglia, cioè io se vengo con la moglie, magari hai due figli, magari hai il cane, se vuoi fare biking ti porti dietro la bicicletta, non si può prescindere dall'automobile, sostenibile fin quanto vogliamo. Ma anche Abruzzo possiamo dire che sono state le regioni più penalizzate in questi... durante questa estate di lavori sulla A14. Marche, Abruzzo sì, anche la Puglia, perché poi ci devi passare dalla 14 per andare in Puglia, anche se esiste. Dico Marche, la parte sud ovviamente delle Marche, da Ancona in giù, ecco, fino a San Benedetto. Sostanzialmente sì, da San Benedetto, la costa abruzzese è stata la più penalizzata, sostanzialmente, poi perché noi poi tutta la costa abruzzese. Tutto, la costa abruzzese è stata la più penalizzata e speriamo che ciò non provochi danni, perché però attenzione, i numeri li abbiamo avuti, dico, però perché insisto tanto sulle infrastrutture? Perché sarà difficile poi far ripetere alle persone un'esperienza di 12 ore di viaggio per venire da Milano. Con 12 ore di viaggio, cioè, vado in Inghilterra, vado in Europa, un viaggio che normalmente sono 5 ore non può durare 12 ore. Ti giochi una giornata di vacanza sostanzialmente con uno stress enorme. Bisogna intervenire sulle infrastrutture. C'è il PNRR adesso. I nostri politici ne devono prendere atto, bisogna spingere sulla società autostrade, fare gli investimenti del caso, la terza corsia sull'A14 non è più rinviabile. Quindi è fondamentale. Assolutamente, cioè proprio senza infrastrutture non hai possibilità di sviluppo. L'infrastrutturazione è il primo step del turismo, perché se non posso arrivare in un posto o ci arrivo malamente, è un posto turisticamente penalizzato. E bisogna lavorare su due versanti, sul versante dell'automobile e sul versante della ferrovia. Ferroviario. Perché il corridoio adriatico rispetto al treno è particolarmente penalizzato. Noi treni veloci a lunga percorrenza ne abbiamo pochi, e si fermano in poche. L'alta velocità ci deve essere fino in Puglia, non può essere solamente fino alle Marche, perché noi il Frecciarossa arriva a Pescara, ma non arriva ad alta velocità, certo, no. L'alta velocità si ferma nelle Marche, per cui bisogna portare le nostre ferrovie anche esse ad alta velocità, aumentare il numero dei treni e intervenire sul corridoio autostradale. E qui tocca allo Stato, Regione / Stato intervenire. Non dimentichiamoci poi che anche l'Abruzzo, e qui diciamoci la verità intanto che siamo in pochi intimi tra di noi, anche l'Abruzzo deve fare la sua. La manutenzione delle strade negli ultimi 20 anni è stata scarsa, se non che assente. Abbiamo subito anche qualche terremoto nel frattempo, per cui è decisamente ora di mettere in mano anche le infrastrutture esterne, interne. Le strade devono essere percorribili. La segnalazione deve essere ben presente, le strisce centrali sulle strade o laterali devono essere ben presenti, cioè dobbiamo avere una regione che sia fruibile perfettamente per il turista e per i cittadini. Questo farà la differenza nel futuro, che non dobbiamo spiegare al mondo che l'Abruzzo è bello, basta far vedere due fotografie, basta che le persone vengano qua, così come non dobbiamo neanche spiegare che si mangia bene. Ovviamente. Dobbiamo dare la possibilità alle persone di usufruire di questo ben di Dio. Ovviamente Gianluca Grimi mi ha regalato un bell'assist, perché ovviamente mi parlava di Abruzzo bello, ovviamente fruibile, non si può non parlare del brand, ovviamente, che su cui però la regione Abruzzo sta puntando tanto da diverso tempo. Come far crescere notevolmente questo brand? Ovviamente in Abruzzo ci sono tante cose su cui puntare, una di queste è il mangiare, una di queste ovviamente sono i posti, sono il mare. Come far crescere ancora di più rispetto ad altre regioni, ecco, ad altri competitor? Sì, diciamo che l'Abruzzo ha raggiunto la maturità dal punto di vista turistico e adesso può veramente, se ci saranno le infrastrutture, può veramente giocarsela ad alti livelli. Attenzione però, L'Abruzzo è per molti, ma non per tutti.
È ora di iniziare a ragionare addirittura su una, non dico su una limitazione di ingresso in Abruzzo, ma sulla selezione del turismo e sulla salvaguardia del nostro territorio. La nostra enogastronomia va salvaguardata, i nostri borghi vanno salvaguardate, le nostre infrastrutture vanno migliorate, ma non possiamo pensare di far diventare l'Abruzzo la costa romagnola, non è quello il nostro, non è questo il nostro obiettivo e non può esserlo. Il nostro vero capitale è il nostro territorio, è il nostro stile di vita, è la nostra enogastronomia e dobbiamo saper declinare questi prodotti in chiave di sostenibilità per mantenere il nostro territorio esattamente così come è, migliorandolo, non aprendolo a un turismo di decine di milioni di persone, ma magari andando a puntare su un turismo più selezionato. È il momento di Però la ragionarci Puglia questo. si sta avvicinando tanto alla costa romagnola. La Puglia, soprattutto nel Salento, si sta avvicinando tanto alla costa romagnola tra virgolette, paga un pochettino anche le conseguenze, perché non voglio parlare male di nessuno, però se voi andate a Gallipoli ad agosto, veramente è una vacanza che devi avere voglia di farlo, Non è cioè, vacanza allora. cioè, non è vacanza, cioè, proprio è un carnaio veramente. Noi puntiamo a un tipo di turismo diverso, più sostenibile, più spalmato durante l'arco del territorio, più destagionalizzato, più di qualità, perché l'Abruzzo ha queste caratteristiche. L'Abruzzo ha quella capacità di coinvolgere le persone durante tutto l'arco dell'anno, facendo leva sui suoi attrattori che sono il verde, la sostenibilità, l'enogastronomia e anche il mare d'estate, ma dobbiamo puntare più su un discorso di innalzamento della qualità della presente, più non che sul numero delle presenze, perché arrivi a un certo punto che se vuoi aumentare il numero delle presenze, allora quest'anno per dirla tutta la Costa Teramana, se avesse avuto il doppio degli alberghi, li avremmo riempiti. Dobbiamo cominciare a chiederci se è esattamente questo che vogliamo o se vogliamo ragionare su un turismo più qualitativamente premiante e anche più economicamente premiante. Anche perché noi ci differenziamo un po' comunque dalla costa sia romagnola che pugliese, perché comunque a mezz'ora dal mare abbiamo anche la montagna e la collina, quindi L'Abruzzo. uno può anche, ha anche libertà di scelta Allora. nella sua attività turistica. L'Abruzzo è un unicum. La vacanza che è possibile fare in Abruzzo non è possibile da altre parti. Il cliente che per esempio sta su un bed and breakfast delle colline teramane è un cliente che può tranquillamente fruire al mattino della montagna o dei percorsi che ci Assolutamente. sono e passare il pomeriggio al mare. È un cliente che può stare in campagna, un cliente può andare in un agriturismo, avere diciamo, la possibilità di godere delle bellezze enogastronomiche, è un cliente che può visitare una città d'arte come e quando vuole, perché vai a Lanciano, vai all'Aquila, noi siamo anche presenti in quel tipo di turismo, ci dimentichiamo, ma l'Aquila è una bellissima città d'arte, così come lo è Lanciano, in parte anche Teramo, anche su Teramo bisogna discuterci parecchio, in questo momento Teramo non è pronta per un movimento turistico, bisogna ragionarci, ma non è pronta. Bisogna lavorarci molto. Per cui il cliente che viene in Abruzzo ha una molteplicità di vita, Libertà di di vivere scelta, vacanze, possiamo dire. libertà di scelta che bisogna mettere in campo, bisogna far utilizzare tutte queste possibilità. Per questo dicevo, l'Abruzzo è per molti, ma non per tutti. Dobbiamo veramente in questo momento cominciare a ragionare sulle nicchie e sulla specificità del nostro territorio, ricordandoci che la vera forza del nostro turismo, oltre alla capacità degli operatori, oltre alla politica, è il nostro territorio, è quello che le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno lasciato. I nostri borghi, per esempio, parliamo dei borghi, che è un turismo che sta venendo, non sono borghi artificiali. Qui Che ne abbiamo tanti qua vado vicino. diretto e faccio degli esempi. Se vai in Toscana, tu trovi l'infrastruttura di un borgo medievale, ma tu lo capisci che è stato ricostruito dal punto di vista turistico. Stessa cosa se vai nelle Marche, sono belli, tenuti puliti, però si capisce perfettamente
che è una piattaforma turistica. I nostri borghi sono ancora autentici, cioè sono ancora vissuti, e questo in questo momento fa la differenza. Vi riporto le parole, anzi forse se vuoi ne potremo parlare insieme come ospite, del mio amico Patrick del Trentino, che è un professore universitario e sta in questo momento lavorando all'infrastrutturazione ciclabile della Baviera in Germania, una persona che si occupa di turismo sostenibile, che mi esortava proprio l'altro ieri sera: tenete l'Abruzzo così com'è, perché l'autenticità in questo momento nel turismo l'avete solo voi e qualche altra regione del sud che però non ha la vostra stessa capacità turistica. Dovremmo fare tesoro di queste parole e cominciare a ragionare in questi termini. Assolutamente, ovviamente ci sarà ancora, intanto, prima di lasciarci, ultimo click della mattinata, ringrazio Giancarlo della regia. Da decenni non riesce a decollare la nostra montagna, in particolare il Gran Sasso, ce lo scrive Carlo, ovviamente, sulla situazione turistica sta tanto da discutere. Il problema della montagna abruzzese non è un problema di capacità turistica, non è un problema di enogastronomia, non è un problema di bellezza, non è un problema di altro. Alla montagna teramana mancano le infrastrutture. Ci devi poter arrivare sul Gran Sasso, ci devi poter arrivare velocemente, devi poter avere gli impianti sciistici, devi poter avere le infrastrutture che hanno le altre montagne. Fatto, cioè, quest'anno abbiamo avuto praticamente senza la funivia. Di cosa vogliamo parlare? Senza impianti. Cioè, senza strade, senza infrastrutture, attenzione, sempre nell'ambito della sostenibilità, sempre nell'ambito del turismo verde, tutto quello che vogliamo. Però le infrastrutture ci vogliono. Senza infrastrutture è inutile che parliamo di sviluppo della montagna. Ovviamente. Quando teniamo chiuse le funivie. Intanto ringrazio il telespettatore, ringrazio Carlo per questo messaggio. E ovviamente abbiamo concluso il tempo, ma ci sarà ancora tempo per analizzare ancora i dati turistici di quest'estate. Ringrazio Gianluca Grimi di Assoturismo Termo, lo rincontreremo anche più avanti per parlare ovviamente su tutto quello che riguarda turismo, infrastrutture, viabilità per quanto riguarda la nostra provincia di Teramo e Regione Abruzzo, e grazie a Gianluca grazie Grimi. Grazie a tutti voi, grazie di nuovo. Io vi ricordo gli appuntamenti con le informazioni di Super G di quest'oggi: alle ore 14 la prima edizione di GNews, alle ore 19 la seconda edizione del nostro telegiornale di prima mattina, torna domani sempre alle ore 7, domani in compagnia di Rino Orsatti. Una buona giornata con i programmi di Super G, un grazie da parte mia e da Giancarlo Ravagnà.